Ciao a tutti. In occasione della fine dell'anno non poteva mancare una classifica dei migliori film del 2016 fatta da me. Ovviamente dopo aver visto che molti cominciano a mettere le loro opinioni su quali sono i migliori film usciti quest'anno, opinioni a volte giudiziose, a volte inutili, del tipo che cavolo me ne frega, ho voluto fare una classifica altrettanto stile giudiziosa, ma altrettanto che cavolo ve ne frega a voi. Intanto film del 2016 si intende film che sono stati distribuiti in Italia nel 2016, che esistono film che sono usciti magari in altri paesi anche nel 2015, 2014, addirittura nel 2011, ma che in Italia sono arrivati molto dopo. Arrivati dove? Non solo nelle sale, ma anche su altre piattaforme, come l'home video. Ci sono molti film che vengono distribuiti in DVD o in Blu-ray in Italia, che magari sono usciti anni addietro negli altri paesi, soprattutto in America. Quindi non solo film usciti nelle sale, ma su tutte le piattaforme. Mi sento di escludere quei film che io ho avuto la fortuna di vedere in un festival cinematografico, oppure in anteprima su determinati siti di streaming stranieri, proprio perché anche se 2016 in Italia non sono ancora arrivati. Io ho preferito valutare film che magari non hanno avuto una certa risonanza di pubblico, perché più si sente parlare di un film che magari è fatto da Dio, è bellissimo, è da premio Oscar, e più si perde interesse. Molte volte ci sono delle perle che vanno scoperte o film che vanno rivalutati per quello che sono, cioè film veramente belli che solo per il fatto che non hanno avuto un grande pubblico non hanno avuto una grandissima risonanza, per cui ho cercato di bilanciare il tutto in questo modo. Questa non è la classifica dei miei film preferiti nel 2016, se no altrimenti sarebbe arrivato prima in classifica Pets, Vite d'animali, Hardcore Harry e Guerre stellari. Questa è una classifica dei film che io oggettivamente, a modo mio, ma comunque sempre oggettivamente, per quanto l'oggettività è impossibile dare o possibile avere, considero importanti nel panorama cinematografico italiano o anche mondiale in un certo senso, ovviamente cercando di bilanciare un po' il tutto, cercando di fare il giusto peso, le giuste misure per ogni singola pellicola. Per fare questo mi sono avvalso di una personalissima valutazione che va da 0 a 5 punti per ogni film, che ho dato a tutti i film che ho visto nell'arco di quest'anno in Italia. Ovviamente ci sono dei film che non vedete nella classifica perché per un tempo umano tecnico mio non sono riuscito a vedere tutti i film usciti su tutte le piattaforme nell'arco del 2016. Giù nella descrizione di questo video ho fatto un elenco di tutti i film usciti e distribuiti in Italia nell'arco del 2016 che io ho visto con una valutazione vicino dei punti da 0 a 5. Tutti i film che citerò in questo video hanno ricevuto la valutazione invece da 3,5 punti in su. È una top 10, però ci sono una marea di film belli che sono riuscito a vedere, che ho avuto la fortuna di vedere. Quindi, per cercare di non tirare fuori film che io considero film da classifica, ma per ovvie ragioni numeriche non sono entrati nella classifica, comincerò con la classifica partendo dal numero 10, arriverò al numero 2, mi fermo un attimo per prendere respiro sia io che voi, e poi farò una menzione speciale, proprio una carrellata sprint di una ventina e poco più film che io ho avuto la fortuna di vedere, che io considero film da classifica, ma che per un pelo non sono entrati in classifica. Sono film che, diciamo così, considero undicesimi a pari merito, addirittura decimi virgola quinti a pari merito, quindi lì per entrare in classifica, e poi prima in classifica. Chiuso questo, farò una classifica molto piccola in ordine crescente di film che non sono usciti in Italia, che io considero degni di essere visti, film che dovete assolutamente recuperare e sono i primi film su cui vi dovete buttare nel 2017. Parto con la classifica, via. Numero 10, Sing Street di John Carney. Non so che cosa ho amato di preciso di questo bellissimo film indipendente irlandese. Sarà l'atmosfera anni 80 che si riesce a respirare nell'arco di tutta la pellicola, sarà le musiche bellissime che sono state scritte apposta per il film, o sarà proprio la trama in sé, cioè un gruppo di ragazzini di Dublino che si mette insieme una band un po' sfigatelli, un po' controcorrente, ma che comunque sono di base sfigatelli, e che cercano negli anni 80 di emergere nel loro piccolo con le loro problemi quotidiani. Quello che in assoluto mi è piaciuto di questo film forse è il fatto che si parla di ragazzini dai 12 ai 15 anni che cercano di raggiungere i propri sogni con la musica. Si parla della scuola, si parla degli ambienti che frequentano, dei loro coetanei, e loro si alimentano delle grandi speranze che tu, da spettatore col cuore in mano, dici
oggettivamente non possono andare così lontano, però in qualche modo ci speri. E in questo senso può sembrare uno di quei classici film Disney Channel, tipo Anna Montana, tutti quelli lì, ma aspettate, se non l'avete visto vi spiego perché è diverso da quella roba lì. Questo film alimenta false speranze, ma al tempo stesso non te le distrugge. Tanto come il finale, è l'apoteosi di quello che è il senso del film: riuscire a credere ai propri sogni senza doversi fermare. Sì, vai, fai quello che ti pare, però sappi che potrebbe succedere questo. No, e sappi che potrebbe succedere questo non esiste. Aggiungi i tuoi sogni, vai, fai quello che vuoi. E si parla di ragazzi che hanno un sacco di problemi in famiglia, che hanno problemi poi a scuola, una scuola dove ci sono i preti che ti buttano la testa dentro, non dentro il water, ma quasi, che riesce ad essere realistico e al tempo stesso un film etereo insieme, un film da sogno. E quindi Sing Street, un film che in Italia è passato molto più col passaparola che non con le grandi pubblicità, è un film che merita assolutamente di essere visto per questo motivo. E se non l'avete ancora visto, fatelo. Numero 9, È solo la fine del mondo, di Xavier Dolan. Xavier Dolan, che ha 2 anni in più di me, ha già fatto 5 film, porca miseria, è un cineasta che viene spesso considerato uno dei più grandi enfant prodige del cinema mondiale. Quest'anno in Italia sono usciti a profusione tutti i suoi film precedenti usciti gli anni appunto passati. Il film novità che io però considero degno di entrare in questa classifica e degno di essere ricordato per il 2016 è sicuramente l'ultimo film, È solo la fine del mondo. Per intenderci, È solo la fine del mondo non è un capolavoro, che secondo me lo era come Mammy, film che dovete assolutamente recuperare ormai di 2 anni fa, ma è un film che è molto più avanti rispetto a tutta la sua cinematografia passata. Parla di un ragazzo che torna dalla sua famiglia, che ormai non frequenta più da un sacco di tempo, ormai non riconosce nemmeno più la sorella e il fratello, per dover comunicare il fatto che lui sta morendo per un tumore, per un male incurabile. Quindi l'attesa che si respira per tutto il film, per cui dice: oh mio Dio, quando glielo dirà? Tira in molla con la madre, che sembra che gli tiri fuori questa notizia, poi lui si tira indietro e decide di non dirla, poi alla fine ci ripensa, la vuole dire. Quindi è tutto un film gestito non solo su dialoghi fra singoli personaggi che si confrontano 2 a 2, lui e la madre, lui e la sorella, lui e il fratello, ma fatto di silenzi e di sguardi. E il film di Dolan vince grazie a questi silenzi e questi sguardi che comunicano un'implosione interna nel protagonista, che se lì per dire adesso glielo dice, adesso glielo dice, ma poi non esce mai fuori. I silenzi, gli sguardi. E poi un Vincent Cassel così odioso non lo vedevo dai tempi del film L'odio di Mathieu Kassovitz, e già il titolo era un programma. Non è il capolavoro di Dolan come Mammy, ma sicuramente è qualche passo più avanti rispetto a tutta la sua filmografia precedente. Remember, di Atom Egoyan, un film che ricorda le atmosfere di Hitchcock, è stato definito, e non c'è definizione migliore che gli si poteva dare. Questo film mi è piaciuto tantissimo. Atom Egoyan non l'ho mai sopportato, perché fa un film buono ogni due, o al massimo uno sì e uno no. E il film precedente, infatti, The Captive, l'ho odiato tantissimo. Questo film è un grandissimo recupero. Christopher Plummer interpreta il ruolo di questo ebreo, un ex deportato che assieme a un altro ebreo come lui, che è stato deportato con le sue famiglie e che sta morendo, decide di vendicarsi di un gerarca nazista responsabile delle loro pene e delle pene inflitte alle loro famiglie che sono morte durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma c'è un unico grande problema: il personaggio interpretato da Christopher Plummer, il protagonista, soffre del morbo di Alzheimer. Dimenticatevi i vari Memento e i vari film sulla perdita della memoria. Questo è il vero futuro, il film di un anziano malato del morbo d'Alzheimer che si aggira per tutti gli Stati Uniti alla ricerca di questo gerarca nazista per poterlo uccidere, con un colpo di scena finale che molti hanno fischiato e che io avevo un po' azzeccato già a metà film, ma che considero veramente incredibile. Cioè, anche se voi ci arrivate su come va a finire il film, su colpo di scena finale, vi assicuro che comunque rimane un film assolutamente notevole, godibile, veramente d'applausi. Guardatelo, perché è un film che merita tantissimo ed è uno di quei film che ovviamente è passato in sordina nel gennaio 2016, che nessuno si è calcolato. Guardatevelo. Numero 7, Steve Jobs, di Danny Boyle.
Mi piace Danny Boyle di 127 ore, mi piace Danny Boyle di Trainspotting, un po' meno quello di Sunshine e un po' meno quello di 28 giorni dopo, anche se non mi dispiace affatto. Il Danny Boyle di Steve Jobs è assolutamente sensazionale, mi è piaciuta tantissimo la regia, il modo in cui vengono utilizzate le musiche nel film e mi è piaciuta tantissimo l'interpretazione degli attori protagonisti, non solo Michael Fassbender nel ruolo appunto di Steve Jobs, ma anche di Kate Winslet, una quasi irriconoscibile Kate Winslet, che dico per fortuna che è quasi irriconoscibile, che ha anche ricevuto una nomination ai premi Oscar quest'anno. Questo film, che non è da confondere tra l'altro con Jobs, con Ashton Kutcher, uscito credo attorno al 2011-2012, è un film nettamente superiore al predecessore, che molti hanno snobbato dicendo è uscito un altro film su Steve Jobs. No, questo è il vero film su Steve Jobs. Non racconta della vita di questo famosissimo e grandissimo imprenditore della Apple, ma racconta un retroscena di tre sue conferenze importanti della storia della sua società. In questi tre momenti fondamentali della sua vita da imprenditore sono anche tre momenti più o meno fondamentali della sua vita privata, sul rapporto soprattutto con la giovane figlia, che vediamo crescere nell'arco del film, di queste tre conferenze. È un film originale, un film ben studiato ed è un film che poteva eccedere i moralismi patetici hollywoodiani. Questo film invece riesce proprio a dribblare tutti questi problemi tipici del biopic e riesce a concludersi in maniera degna, chiudendo un cerchio. Numero 6, Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, il primo film italiano che vediamo nella classifica dei migliori film del 2016. E vi spiego il motivo. Questa credo che sia una delle migliori sceneggiature meglio scritte in Italia negli ultimi 10 anni. Così a caso, una sceneggiatura che non perde un colpo, i dialoghi misurati col contagocce, con colpi di scena a profusione, alcuni te l'aspetti, alcuni no, ma tant'è. Questo film, secondo me, a livello di costruzione narrativa è quasi, dico quasi, la perfezione. Si parla del fatto che una serie di individui che si considerano amici si siedono a un tavolo e decidono di mettere il proprio telefono cellulare sulla tavola. E qualsiasi cosa accada, quando squilla quel telefono per un messaggio su WhatsApp, ma anche solo per una sveglia o un promemoria, loro devono leggere ad alta voce quello che c'è scritto sullo schermo. Una delle tagline del film è: noi abbiamo tre vite, una vita pubblica, una vita privata e una vita segreta. E il film si sviluppa su questa terza componente, la vita segreta, quella che noi teniamo a tacere sui nostri cellulari, le nostre vergogne, oppure addirittura le nostre ossessioni o anche gli eventuali tradimenti che ci possono essere. Racconta dell'Italia, ma racconta anche di qualcosa che è in comune con molti altri paesi del mondo. Non è un caso che questo film è stato acquistato sicuramente per fare un remake in America, ma anche in Giappone. Non vedo l'ora di vedere una versione giapponese di Perfetti Sconosciuti. Ripeto, se amate i film con una grandissima costruzione narrativa, di struttura di dialoghi, di brillantezza dell'esposizione di determinate tematiche, guardatevi Perfetti Sconosciuti. Numero 5, Il Clan di Pablo Trapero. E salendo di posizione è anche arrivata la luce. Questo film non è piaciuto per niente a tutti quelli che sono gli amanti di questo regista. Io, che non ho mai visto nessun film di Pablo Trapero, l'ho amato tantissimo. Credo che un film debba essere valutato al di là dei film che un regista ha fatto precedentemente, per certi versi. La regia è incredibile. Ancora adesso mi chiedo come abbiano fatto a realizzare la sequenza finale. È veramente pazzesco. Tant'è che ha vinto anche un premio della regia alla Mostra Cinematografica di Venezia l'anno scorso. Il film, tra l'altro, racconta una storia vera che ha suscitato molto scalpore negli anni 80 a Buenos Aires. Il patriarca di un clan familiare benestante, ben voluto da tutti, nasconde un orribile segreto che solo il figlio e in parte anche la moglie, cioè il figlio più grande e in parte la moglie, conoscono. Cioè il fatto che lui rapisce e uccide i membri di famiglie importanti, facoltose, per poter chiedere un riscatto. Ovviamente quando chiede il riscatto, quelle persone che ha rapito sono già morte nello scantinato in cui lui le butta. Per come viene raccontata, per l'esposizione che il regista ci pone con le sue inquadrature, sui movimenti di macchina, per l'utilizzo anche degli spazi, dei tempi musicali, l'ho trovato un film assolutamente formidabile. E posso capire un po' anche il motivo per cui molti amanti di questo regista siano stati dei grandi detrattori di questo film. Immagino che Trapero sia stato un po' schiacciato da quelle che sono le esigenze più da film commerciale che non da film d'autore, tant'è che questo film è stato distribuito anche in America dalla Warner Brothers, una delle poche volte in cui viene distribuito negli Stati Uniti senza che l'America debba farne per forza un remake, cosa che poteva essere lì dietro l'angolo.
Io proverò a recuperare i suoi film precedenti, così proverò a capire il perché, il motivo di questo, insomma, dispiacere nei confronti di questo bellissimo film. Numero 4, Fuoco a mare di Gianfranco Rosi. Questo è un film che sinceramente non riguarderei volentieri, che farei una fatica enorme a riguardarlo, di cui molto probabilmente non mi prenderei il DVD, ma è un film che merita una posizione così alta per un semplice motivo. Quando un film riesce a far parlare molto di sé, ed è un film di nicchia, non è un film che viene pubblicizzato, di cui vengono fatte delle grandissime campagne, allora un film che merita di essere ricordato. Lo stesso Sorrentino ha detto, quando questo film è stato selezionato per le nomination degli Oscar dei migliori film stranieri per il 2017, ha detto che è stata una scelta masochistica. La tematica di cui si parla è molto attuale, molto diretta. Questo film sbatte in faccia la realtà. E qui scatterebbe la solita solfa: eccoci, fanno del moralismo sui migranti che muoiono e rimanessero nel loro paese. Che siate d'accordo o meno con l'opinione che viene posta nel documentario, sicuramente, e questo è un dato di fatto, in un'inquadratura riesce a raccontare una tragedia incredibile e a suscitare delle emozioni che neanche un film Marvel riesce a suscitare nell'arco di 150 inquadrature. Il film lo racconta in maniera assolutamente degna, con uno sguardo oggettivo, crudo, a volte prendendo posizione e a volte no. Per questo credo che debba essere considerato un film che merita di essere ricordato, non solo perché ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino, ma anche perché, ripeto, è un film che fa discutere, è anche una crociata. E per me, quando il cinema riesce ad andare al di là del suo limite di essere cinema, allora diventa grande cinema. Ecco perché secondo me Fuoco a mare non è un grande film, ma un esempio di grande cinema, come cinema intellettuale, cinema emotivo e cinema che riesce a smuovere un qualcosa, che riesce a creare, a suscitare un qualcosa nelle persone o nella collettività, non solo di chi ha visto il film, ma anche di chi non l'ha visto e pretende di sapere di che cosa parla questo film. Se volete togliervi ogni dubbio, allora vi conviene guardarlo. Numero 3, The Neon Demon di Nicholas Winding Refn. Avete presente il film Cuore selvaggio di David Lynch? C'è una scena in cui Diane Ladd si mette del rossetto sulle labbra e comincia a esagerare dicendo sono bella, sono bella, sono bella, e comincia a irrorarsi tutta la faccia di un rossetto rosso sangue, riuscendo ad essere inquietante e al tempo stesso affascinante, ma soprattutto fa venire un senso di nausea incredibile. Questa è la sensazione che ho avuto per tutta l'ora e 57 minuti guardando The Neon Demon. Questo film si può descrivere in una sola e unica parola: eleganza. E la forma cinematografica con cui viene raccontato il mondo della moda, visto con gli occhi di Nicholas Winding Refn, è assolutamente estetizzante ai massimi livelli. Tutto viene fotografato in maniera così perfetta, con una composizione impeccabile, una fotografia allucinante che neanche vi sognate, che a momenti Michelangelo Antonioni poco ci manca, e riesce ad essere esteticamente così godibile che ti riesce a far accettare tutto quello che vedi. È un film ricchissimo di contenuti, di simbologie strane, inquietanti, anche un po' occulte. Si parla della rivalità del mondo della moda, dell'invidia, ma si parla in maniera sanguinosa, in maniera da thriller come solo Winding Refn sa fare. Fa un eccesso di estetica, fa un eccesso di simbolismi, ma te lo sa far accettare. Potrebbe accadere qualsiasi cosa che io lo potrei accettare. Per esempio, la modella potrebbe divorare l'altra modella e vomitare i suoi organi interni. Oh mio Dio! Certe scene che normalmente si vedono in film horror, che risultano essere disgustose, ma al tempo stesso noi siamo affascinati e ripugnati, per cui guardiamo tutto il film così. In questo film tutte le scene le guardi invece con gli occhi sbarrati. In questo senso si può dire che non è un film per tutti. È un film che ho anche amato di meno rispetto a un film precedente di Refn come Drive, che è un film anche a livello di contenuti fantastico, però credo che meriti assolutamente di emergere fra tutta l'amalgama di bei film che sono usciti nell'arco di quest'anno. Numero 2, The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Questo film non l'ho amato particolarmente rispetto ad altri film di Tarantino, ma credo che meriti tantissimo per diverse ragioni. Intanto credo che sia il film più maturo che Tarantino ha fatto e più politico, e lo dico in senso assolutamente positivo, perché Tarantino magari non lo si vede prestarsi a un certo tipo di maturità, a un certo tipo di discorsi politici. Un po' lo si è visto in Bastardi senza gloria, lo si è visto molto di più in Django Unchained,
ma questo film è assolutamente il più politico che ha fatto e ci racconta la storia degli Stati Uniti d'America dal colonialismo fino ai giorni d'oggi, impartendoli grazie alla presenza di 8 più 2 personaggi dentro una baita, dentro una locanda in mezzo alle montagne innevate. C'è un'incredibile quantità di simbolismo, c'è un'incredibile costruzione scenica e narrativa che molti farebbero fatica a sopportare per la quantità di dialoghi incredibilmente fitti, ma se doveste seguire quei dialoghi uno ad uno scoprirete che sono tutti assolutamente essenziali per la riuscita dell'opera. Io ho dovuto rivedere il film almeno 3 volte, forse anche 4, non ricordo bene, per dover apprezzarlo appieno, perché la prima volta sono rimasto un po' spiazzato, non me lo aspettavo così forte, così carico di simbolismi e così carico anche di una violenza più realistica che iperrealistica. È una violenza che si avvicina molto di più a Pulp Fiction e Le Iene, ma questo film ha una maturità tale che si può riconoscere lo stile di Tarantino nonostante tutto, ma che non potresti dire quasi che è un film di Quentin Tarantino. Bon, prima di svelare il primo classificato di questa classifica inutile a cui voi non ve ne frega assolutamente nulla, ecco una carrellata sprintissima di quelli che sono i film che io considero film degni di nota che non sono però entrati in classifica, ripeto, i 10,5 a pari merito. Pronti, partenza, via. Alla ricerca di Dory, di Andrew Stanton e Angus McLean. Ti aiuterò a trovare i tuoi genitori. Davvero? Ti aiuteremo tutti. Bailey, usa l'ecolocalizzatore. Mi sento stupido. Dove siamo? La baia delle ditate. Attenti! Scusa. Tranquillo. Angry Birds, il film di Clay Curtis e Fergal Riley. Anomalisa, di Charlie Kaufman e Duke Johnson. Ogni persona a cui parlate ha avuto un'infanzia. Tutti hanno un corpo e ogni corpo ha sofferto. Tu sei straordinaria. Perché? Ancora non lo so, ma sono sicurissimo che sia così. The Beatles, 8 Days a Week, The Touring Years, di Ron Howard. The music wasn't being heard. We all started to get pretty fed up. Can't go on forever. There's 4 clean little mop tops saying she loves you. We were looking for somewhere new to go. Captain Fantastic di Matt Ross. A parte quello che ha scritto nei libri, io non so proprio niente. Anche se superassero tutte le prove a cui li sottoponi, sarebbero comunque impreparati al mondo reale. Io invece ritengo sia vero il contrario. Questo è abuso di minore. Demolition, amare e vivere, di Jean-Marc Vallée. Greggio Champion Vending Company. Vorrei comunicarvi che il distributore automatico 714 al St. Andrews Hospital avrebbe dovuto erogare un pacchetto di M&M's, ma sfortunatamente non l'ha fatto. La cosa mi ha disturbato molto, visto che ero affamato e che mia moglie era morta da 10 minuti. No! La famiglia Fang, di Jason Bateman. La macchina intestata ai vostri genitori è stata trovata in una piazzola. C'erano segni di colluttazione e parecchio sangue. Loro non sono scomparsi, è tutta una messa in scena. I miei genitori hanno danneggiato me, i suoi hanno danneggiato lei. Se avrete dei figli, li danneggerete. È questo che fanno i genitori. E allora? Franz, di François Ozon. Sei giovane e bella. Non perdere questa chance. Mio figlio è un ragazzo fragile. Non è il caso di tormentarlo. Non sono io che tormento suo figlio, signora. È Franz. La grande scommessa, di Adam McKay. Mentre le banche stappavano champagne e gli investitori outsider furono gli unici a vedere che l'economia mondiale poteva crollare. Sono certa che le banche mondiali non sono mosse solo dall'avidità. Si sbaglia. Italian Gangsters, di Renato De Maria. Brecht diceva che è più criminale fondare una banca che rapinarla. E io sono d'accordo con lui. Dai, dai! Non ci fermava nessuno. Assettati di figa, di soldi e violenti. Joy, di David O. Russell. Liberami, di Federica Di Giacomo. But
Vattene, Satana, serpente maledetto, bugiardo, nel nome del Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sì, ci sentiremo ancora. Intanto auguri di buon Natale, fin da ora. Lui è tornato, di David Nant. Come desidera essere chiamato questa sera? Signor Hitler può andare bene, ma se preferisce può chiamarmi Mein Führer. Germania, ti amo da impazzire! Sì, bravo! My Beautiful Broken Brain di Lodge Sutherland e Sophie Robinson. Something's happened to me, which nobody's really explained to me yet. I started seeing flashes of color, like I can experience colors and sounds like I wasn't able to before. Nice Guys di Shane Black. Piena di sfumature. Questo è sangue, tanto sangue. Tu pesti le persone e ti fai pagare. Sì, triste, vero? Quanto vuoi per pestare la mia amica Janet? Cosa? Tu quanto hai? $30. Va bene, okay. Questa conversazione è finita. 99 Homes, sure. Di Ramin Bahrani. My name's Rick Carver, I'm a licensed real estate broker. This home has been foreclosed on. No, this is not happening. I need you, your mom, and your son to step off the property. This is not your home. Did you do construction? I'll pay $50 cash. Are you kidding me? $50 shouldn't be a joke to you, son. One More Time with Feeling, di Andrew Dominic. We keep on being ourselves, but just hopefully better versions of ourselves. But what happens when an event occurs that is so catastrophic that you just change? Il piccolo principe di Mark Osborne. Pensavo che non avrei mai trovato chi volesse ascoltare la mia storia. Per favore, mi disegni una pecora? Che ci faceva quel bambino nel deserto? Non c'è alcuna traccia di vita su altri pianeti. Un asteroide. Before the Flood di Fisher Stevens. Before the Flood, punto di non ritorno, è il frutto di uno studio di 3 anni sul tema dei cambiamenti climatici. Per consentirne la visione a un ampio pubblico, il canale ha deciso di trasmettere il programma in chiaro, in forma gratuita, su diverse piattaforme. I cambiamenti climatici hanno conseguenze su tutti noi. Vi prego di seguirci e diffondere il messaggio. Vi ringrazio moltissimo. Revenant, Redivivo, di Alejandro González Iñárritu. L'unica cosa prudente da fare è tracciare un nuovo percorso sulla terraferma. Noi che facciamo? Stiamo qui seduti ad aspettare come facili prede. E tu e quel meticcio di tuo figlio ve la svignate. Parlo con te. Time Lapse di Bradley King. No. What are you doing? I'm gonna do what we should have done from the start and I'm gonna destroy the machine. Stop! You're gonna write down the stats that go in the window tomorrow. Mark is gonna come by and pick up the photo for safety. Wait a second. I am not gonna repeat myself! Doesn't look like something I would normally paint. You're sending us a warning. Maybe something bad's about to happen. The Witch di Robert Eggers. Ha maledetto questa famiglia. Fermare. Oh signore, la preghiera ha cominciato. Aiutami a lasciare il mio peccato. La penitenza è dentro di me e quindi mi rivolgerà a te. C'è il male nella foresta. Weekend di Andrew Haig. Well, you know what it's like when you first sleep with someone you don't know. And it gives you an opportunity to project onto that canvas who you want to be. I think that's a pretty fucking radical statement. I mean, standing up and saying, I want to spend the rest of my life with you. Where to Invade Next, by Michael Moore. USA! Sì! Metterei il ketchup su tutto. Pianterò la bandiera americana qui, nel vostro soggiorno. Vi va bene? Numero 1, Land of Mine, sotto la sabbia, di Martin Zatfilet. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e i danesi, per vendicarsi dei tedeschi, prendono i prigionieri tedeschi che hanno fatto durante la guerra e gli fanno disinnescare milioni di mine sulle coste danesi che gli stessi tedeschi hanno messo per poter evitare gli sbarchi degli alleati, degli americani. Il fatto è che per disinnescare queste mine chiamano dei veri e propri ragazzini, ma il motto è: se sono stati abbastanza grandi per fare la
guerra, allora sono abbastanza grandi per fare questo lavoro, cioè disinnescare delle mine. Una tensione alle stelle, un film assolutamente raffinato, emotivamente molto molto forte, molto potente, che racconta una pagina nera della storia danese. È giusto quindi prendere prigionieri tedeschi e fare disinnescare le mine che loro hanno messo, ma non è giusto utilizzare dei ragazzini che in realtà dovrebbero andare a casa dalla propria mamma in nome di un'ideologia che in realtà non gli appartiene. O forse proprio perché è stato fatto a loro un grandissimo lavaggio di cervello per partecipare alla guerra, andare assolutamente in guerra. Fatto sta che però dopo tutto sono dei ragazzi, il che fa riflettere anche sulla guerra in sé. Perché le guerre? Perché si giustifica questo piuttosto che quest'altro? Perché si giustificano i nemici? L'incarnazione del male come tedesco, il tedesco è il male. È un film assolutamente imperdibile, è un film di cui pochi hanno sentito parlare. Mi preme metterlo prima in classifica perché penso che sia un film in rapporto qualità e emotività e anche intellettività migliore rispetto a tutti i film usciti quest'anno. Se non l'avete visto, recuperatelo immediatamente. E siamo arrivati alla fine di questa classifica, ma prima di salutarvi volevo proporvi invece dei film che non sono usciti in Italia. Sono tutti film del 2016 che io ho avuto la fortuna di vedere alla Mostra del Cinema oppure online attraverso altri siti di streaming, e che spero escano tutti in Italia prima o poi, ma spero che siano comunque alla portata di tutti, anche se non usciranno su tutte le piattaforme, che vi conviene assolutamente recuperare. Quello che è quinta posizione, di cui mi piacerebbe parlarvi e che ho visto e che merita assolutamente molto, è King of the Belgians. È una sorta di Borat, dove al posto di Borat abbiamo il re dei Belgi. Praticamente subisce un colpo di stato e deve fuggire per andare in Turchia, e lui attraversa tutto l'est Europa. Un film assolutamente divertente che fa riflettere, non è per nulla dissacrante, non è politicamente scorretto, è sul limite del politicamente scorretto, ma riesce a essere veramente divertente, a farci ridere senza vergognarci di aver riso di quello che abbiamo visto. Brimstone è un western atipico che racconta a colpi di salti temporali all'indietro, anche un po' come un romanzo diviso in capitoli, la storia di una ragazza che deve cercare di sopravvivere dalle angherie di un padre padrone che è anche un predicatore, di quelli potenti, di quelli forti e di quelli molto presi da quello che dice. Quello che colpisce di questo film è proprio la struttura con i salti all'indietro, di flashback in flashback, dove vediamo andando all'indietro come si è evoluta la storia e poi torniamo avanti per vedere come va a finire. Ci costruiamo una sorta di database di informazioni della protagonista che viene vessata, torturata dal padre, e a volte al limite della violenza proprio sessuale. L'aspetto della violenza viene trattato con nessun tipo di compiacimento, pur sembrando molto compiaciuta. Io l'ho trovato interessante dal punto di vista estetico, tanto da giustificarne appunto la violenza, ma anche da giustificarne la struttura e l'arroganza del personaggio del padre, interpretato da Guy Pearce, un predicatore inquietante talmente tanto da provocare gli incubi anche nello spettatore meno impressionabile. The Bad Batch di Anna Lily Amirpour, regista iraniana ormai d'acquisizione americana, naturalizzata americana, che a Venezia si è guadagnato anche un premio speciale dalla giuria. Fischiatissima, odiatissima, ma io considero il film veramente una rivelazione, perché racconta con l'incedere, con il passo dei soliti film americani, in maniera piuttosto atipica, un racconto di cannibalismo. Non svelo altro, dico solo che la regista ama tantissimo il cinema di David Lynch, ama tantissimo il cinema di Jodorowsky. Recuperatelo quando uscirà su Netflix, o trovate il modo di vederlo se non esce nelle sale. Arrival è un film che parla della comunicazione, dell'inclusione sociale, è un film che mette in discussione anche l'idea stessa del linguaggio, di come noi comunichiamo le cose alle altre persone. E quindi quando vedete una navicella spaziale che arriva sulla Terra e che comunica qualcosa, ma voi non capite che cosa dice, ci passate sopra mesi per capire che cosa dice quella navicella spaziale, vi deve sorgere il dubbio a un certo punto che quella navicella vi stia dichiarando guerra nella sua lingua. Ti stanno dichiarando guerra o ti stanno comunicando un messaggio di pace? Colpissimo di scena finale. Amy Adams è straordinaria, è in odore di una nomination agli Oscar per il 2017, che ha diretto Sicario e ha diretto Prisoners. Guardatevi e non perdetevi anzi Arrival. La La Land di Damien Chazelle. Cosa non è questo
dannatissimo film. La scena d'apertura credo che sia una delle scene d'apertura più belle che siano mai state girate nella storia del cinema. Il film in sé racconta una trama banalissima, ma come viene raccontata è importante ed interessante. Lo stile è quello dei musical classici alla Fred e Ginger, oppure alla diretta da Stanley Donen, no? Quei musical proprio stile anni 50 o stile Bob Fosse, però al tempo stesso i musical più moderni, anche sullo stile degli anni 80, 70 e anche, perché no, anni 90, 2000. Riesce a scandagliare tutta la storia della musica e nel cinema all'interno di un unico film e riesce a dargli un'accezione di romanticismo a modo suo, anche un po' più inedita del solito, perché non è merensa, non è scontata, non cerca il dramma, non cerca il colpone di scena, e il finale è wow. Parte dei numeri musicali sono girati in piano in sequenza, più o meno truccati, ma sono comunque da pelle d'oca. Qualche riserva sull'andamento, sulla discontinuità dello sviluppo della trama, ma rimane un film assolutamente abbagliante. Chiudo qui questo lunghissimo video che doveva essere una top 10 dei migliori film del 2016, invece ho parlato di tantissimi altri film, e ci vediamo a una prossima volta, in cui forse farò delle video recensioni e parlerò di altri film che usciranno mano a mano, se avrò voglia. Ciao a tutti.